Nel paese chiamato Campobello, dove l'erba era molto verde e tenera, vivevano Chetta piccola e graziosa, ma sbadata, da essersi dimenticata di imparare a leggere. Un mattino, proprio questo Chetta ricevette una lettera. Imbarazzata per la vergogna di non sapere leggere, ma decisa a conoscere il mittente, nonché il contenuto della lettera, andò dal gallo e dalla gallina e da altri animali della fattoria, ma chi con garbo e chi con villania la cacciarono via. Disperata ma non convinta, l'oca si rivolse all'allocco, che finalmente lesse la lettera e le comunicò il messaggio. L'ochetta da quell'esperienza capì che non doveva dipendere dagli altri e decise di imparare a leggere. La morale che possiamo e vogliamo trarre da questa storiella sta nella consapevolezza di acquisire l'indipendenza e l'autonomia attraverso un percorso graduale, lineare ma deciso. Conquistare l'indipendenza significa non subire le prepotenze di chi tenta di prevaricare, approfittando delle nostre debolezze o superficialità. Significa anche mettere alla prova le nostre capacità e l'impegno di crescere dal lato professionale e umano. Dare fiducia ad altri senza avere fiducia in se stessi è come denudarsi mostrando le parti più deboli. Occorre spogliarsi dalla consueta protezione nel momento in cui crediamo che l'altro non approfitterà delle nostre debolezze e imparerà a rispettarci.